Beh, quando va in campo il rosso-nero è davvero tutto possibile. Nessuno aveva mai vinto lo scudetto senza perdere nemmeno una partita. Il Milan di Capello ci è riuscito. Nessuno aveva subito in questo campionato 8 gol in casa. Il Foggia di Zeman ci è riuscito. La caccia di record dunque sotto gli occhi di Enrico Sacchi. L'annunciato concerto per zona e gol non poteva non avere come ospite d'onore il CT. Logico che il più preoccupato di non steccare sia il novello azzurro Beppe Signori. Anche per questo in avvio è il Foggia a suonare meglio, sfruttando i consueti squilli del tridente, ispirato da Shalimov e Barone. Il primo acuto però è del Milan, che dopo aver saggiato con Simone lo stato di forma di Mancini, rimette in vetrina il Gullit dei tempi migliori. Puntuale e preciso Maldini nel tradurre in gol la chicca del tulipano. Visto che anche Van Basten mostra la solita sete di gol e che Rijkaard, Donadoni e Ancelotti sembrano poter assicurare le collaudate geometrie, è difficile ipotizzare quel che invece succederà negli ultimi minuti del primo tempo. Strano ma vero, il Milan incassa due gol. Due gol per giunta di splendida fattura, soprattutto quello del pareggio, con Beppe Signori che tocchetta in rete, uno di quegli spunti che hanno fatto di Baiano il beniamino di Zeemanlandia. Ancora lui, poi, Ciccio Gol, pronto a incunearsi Sornione in una difesa assente e ingiustificata. A guardare Capello si intuisce quel che rimbomberà di lì a poco nello spogliatoio milanista. A guardare il Milan del secondo tempo si capisce perché è campione d'Italia. Il Foggia sparisce dal campo non appena Gullit scaraventa in rete il pallone del 2-2. Nei 40 minuti che restano la macchina milanista romba altre 6 volte, infierendo implacabile su chi evidentemente ha osato troppo. Van Basten ha la possibilità di salire in classifica cannonieri, Simone di confermarsi l'altro marco del gol, anche se una deviazione di Matrecano gli nega la gioia della tripletta. L'ultima delle 74 reti con le quali il Milan imbattuto si è cucito lo scudetto, vincendo 22 partite e pareggiandone 12, porta la firma di Fuser. Sull'8-2 tifosi in campo a caccia di magliette e goleada ritenuta chiusa con 3 minuti di anticipo. Così per voi un altro record, nessuno aveva mai vinto lo scudetto senza perdere nemmeno una partita. Devo dire che questo record ci tenevamo molto, per fare un regalo al nostro presidente e anche a fare una goleada. Avevamo cercato tutto l'anno di segnare molto, questa volta siamo riusciti. Un regalo della squadra presidente. Ramaccioni però c'era già riuscito col Perugia, sta a vedere che il merito è suo. Probabilmente Ramaccioni porta fortuna, però allora arrivò secondo, noi siamo stati primi. Non vi sembra di aver un po' esagerato oggi? No, credo che abbiamo quasi sfruttato quasi tutte le occasioni che ci sono capitate e abbiamo sfruttate quasi tutte nel modo migliore. Soprattutto Simone? Sì, è andata abbastanza bene oggi. Qualcuno ha detto meno male che è finita 3 minuti prima, altrimenti si poteva pareggiare. No, ma non credo che sia finita 3 minuti prima, mi sembra che l'arbitro abbia detto che sia finita in modo regolare, perché credo che la partita era già finita.